apparire magi, arcani studiosi del cielo che il Vangelo e la tradizione cristiana accostano alla nascita di Gesù bambino. E ciò nel 2009, 400° anniversario della scoperta del cannocchiale, anno che l'ONU ha voluto dedicare all'astronomia, la scienza il cui oggetto è l'osservazione e la spiegazione degli eventi celesti. E Melchiorre andarono sul bastione, là dove si poteva godere di una visione notturna eccezionale. Erano tre re, cultori delle stelle e di ciò che da esse poteva provenire, che si erano ritrovati in quel luogo per confrontarsi sul nuovo, straordinario astro che da qualche tempo era apparso in cielo. Una cometa molto luminosa che, con la sua lunga coda, sembrava indicare un tragitto da percorrere. Il corpo celeste aveva attirato la loro attenzione, anche perché antiche scritture che avevano studiato pronosticavano, a fronte di un simile evento, la nascita di un nuovo re, il cui regno non avrebbe avuto confini. Dopo discussione, decisero di partire verso la meta lontana, convinti che là avrebbero trovato il nuovo sovrano e gli avrebbero potuto rendere omaggio donando oro, incenso e mirra. Seguendo la cometa, i magi, dopo giorni e giorni di cammino, arrivarono a Gerusalemme, ma qui l'astro che li aveva guidati sparì. Nella loro delusione non sapevano cosa fare. Pensarono allora di rivolgersi al re Erode, monarca di quel territorio, per avere notizie. Questi li accolse ascoltandoli attentamente. Disse loro di non conoscere le antiche scritture che i magi citavano e ingannevolmente li esortò a continuare le ricerche e, dal ritorno, fargli sapere dove il bambino re fosse, in quanto anche lui avrebbe avuto piacere di adorarlo. I magi, usciti dalla reggia, ritrovarono la cometa e, con immensa gioia, continuarono il cammino che li portò sino a Betlemme, alla presenza di Gesù.
angelo si presentò ai magi dicendo loro di non passare da Erode, ma per altra strada tornare ai propri paesi.